Il Pescara non muore mai, è l'istantanea della sfida con gli Umbri. Nel momento più complicato, sotto di un gol, la squadra dimostra coraggio, tenuta mentale e una spiccata personalità, malgrado l'età media verdissima. Certo, per far sì che cambiasse di nuovo la partita serviva l'episodio. Arriva nel momento giusto, un missile terra-aria che incenerisce Vettorel, incalce la firma di Squizzato e poi allo scadere un'altra meraviglia, questa volta di Moruzzi, che fa letteralmente esplodere l'Adriatico. Emozioni fortissime al termine di una gara a due o più facce. Prima parte ben interpretata anche dal punto di vista difensivo. È bastato alzare il ritmo per mettere in difficoltà il Gubbio. Gol di Tuniov nel primo tempo il migliore. Un paio di opportunità per raddoppiare. Insomma, gara in pugno. Nella ripresa invece Merola cestina subito il 2-0. Viene meno l'aggressività e il Gubbio ne approfitta. L'11 di Braglia prende campo e ribalta la situazione. Sono momenti in cui è necessario difendersi meglio, perché non è possibile spingere senza soluzione di continuità per 90 minuti. In questo bisognerà fare progressi. Le partite cambiano. Di fronte c'è sempre un avversario. Non è un dettaglio. Sul pareggio degli Umbri nessuno accorcia su Portanova, che verticalizza. Soprattutto manca la copertura su Udo da parte di Brosco, che non scappa per assorbire il taglio dell'attaccante. Più o meno stesso discorso in occasione del momentaneo vantaggio ospite. Squizzato perde un pallone sanguinoso e il capitano rimane ancora passivo sull'imbucata di Udo per Di Massimo, che infila Plizzari. Poi però un altro volto, quello di una squadra maidoma che non muore mai e vuole vincere. Lo fa con due reti da urlo, un pareggio e quattro successi, di cui tre all'Adriatico, con nove reti equamente distribuite. È una gara da recuperare. Se consideriamo che la rosa è stata rifatta quasi ex novo, con tanti giovani, alcuni dei quali alla primissima esperienza nel calcio dei grandi, c'è da essere non soddisfatti, ma molto, molto di più.